il governo adotta una delibera in base alla quale nelle mense pubbliche, quindi a cominciare da quelle ospedaliere per finire quelle scolastiche, bisogna utilizzare prodotti locali, possibilmente biologici, rientranti nel perimetro definito dalla dieta mediterranea. Prodotti che consentono di poter, da un lato, migliorare la qualità del cibo, dall'altro una ricaduta positiva per il nostro sistema imprenditoriale. Chiedere a tutte le strutture pubbliche nella sanità, quindi gli ospedali, le scuole, le strutture che vengono gestite con fondi pubblici, di attuare la dieta mediterranea nei protocolli e quindi nelle gare sui servizi di ristorazione è la giusta occasione ed è il giusto strumento per dare centralità ai nostri prodotti. Una opportunità che lanciamo ai siciliani è quella di coniugare l'aspetto culturale, perché la dieta mediterranea è patrimonio immateriale dell'umanità dell'UNESCO, con l'aspetto economico, produttivo e quindi occupazionale. Quindi consumiamo siciliano, fa bene alla salute, fa bene alla nostra occupazione, fa bene alla nostra comunità tutta. La partenza proprio domani del progetto, del nuovo progetto dei treni del gusto, treni del 1930 perfettamente ricondizionati che porteranno in giro per la nostra regione i nostri turisti, li fermeranno nei vari siti e lì li faremo gustare e raccontare la nostra enogastronomia.